Siamo di nuovo in studio, siamo con Alberto Ellero della GSA NBU Udine, protagonista insomma di una stagione molto positiva con la squadra di Val di Medeot che adesso si accinge a disputare le semifinali dei play-off di Serie C dilettanti contro la Grafistudio Spilimbergo. Direi di occupare questo spazio della trasmissione per conoscere il personaggio Alberto Ellero. Abbiamo anche un contributo, una slide con. Che chiedo alla regia di mettere in onda. Alberto, tu sei classe 1986, sei nato a Udine, Esatto, sì, giochi nel ruolo di Friulano Ada, Doc. Friulano Doc, ti sei appena laureato, per cui complimenti anche per Grazie questo doppio mille. impegno, che non è mai semplice, non è mai scontato che si riesca a portare a termine. Le cifre dicono che hai 15,9 punti in regular season, 2,5 recuperi e 18,9 di valutazione. In entrambi i casi sei tra i primissimi della categoria. Quando hai cominciato a giocare a basket, ti aspettavi di arrivare a questo livello? Ma sinceramente, quando ho iniziato a giocare a basket, neanche sapevo esistessero le categorie. Per cui, sì, a malapena conoscevo, sapevo che c'era l'NBA e basta. Dopo, sai, uno, almeno personalmente, io non ho iniziato a giocare pensando dove arriverò. Ho iniziato solo a giocare un po' perché dovevo, perché comunque lo sport. Soprattutto ai bambini fa bene, e, un po' perché anno dopo anno ho iniziato sempre più a piacermi, sempre di più ad appassionarmi. Ricordiamo che tu hai fatto settore giovanile a Feletto, quindi sei un Sì, ho prodotto. fatto 4 anni a Feletto e 4 anni a Cividale, per cui mi sono diviso tra i due. E a Cividale, tra l'altro, abbiamo vinto anche un titolo regionale allievi nel 2001, sì, Con secoli allenatore fa, Cristian Cristian Braidotti. Braidotti, sì. Sì. Poi da lì sei passato a tredicesimo, poi Esatto, terzetto, poi ho poi. fatto l'ultimo, da lì sono tornato a Feletto, ho fatto l'ultimo anno che ero in quarta superiore, che era l'ultimo anno juniores, il primo anno in Serie D a tredicesimo, e da lì ho iniziato a fare, dalla quinta superiore in poi ho sempre fatto solo seniores. Campionati importanti, quindi dopo 3 anni a San Daniele con la Sì. Super Soda, primo anno in C2, mi pare fosse, poi No, 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 tutto in C2. il primo anno nel 2007-2008 in C1 San Daniele abbiamo fatto i playoff, siamo Sì, usciti al sì, primo sì. turno con Corno. Sì. Dopo due playout negli anni successivi e quest'anno sono arrivato alla GSA. Alla GSA, tutti questi anni un allenatore che ha caratterizzato un po' il tuo stile di gioco, che è particolare, insomma ogni tanto nelle telecronache ti citiamo come il cingolato, il caterpillar, Sì. insomma, di Diana. No, boh. A livello giovanile direi che ringrazio soprattutto Massimo Plaino, che comunque al di là dell'allenatore io considero un amico. E per quanto riguarda le squadre senior, devo dire che bene o male, nonostante abbia un gioco che comunque negli ultimi anni ho tentato di addomesticare, comunque abbastanza, diciamo, arrembante, devo dire che ho sempre avuto la fortuna di avere allenatori che nel bene o nel male hanno sempre cercato di sfruttare queste Sì. mie caratteristiche. Beh, è importante che tu riesca a farlo anche a livelli di Serie C dilettanti, dove insomma la componente fisica e atletica già comincia a essere di rilievo, insomma di impatto. Sì, detta così sembra che sia solo un toro scatenato, No, no, scherzi a chiaro. No, cioè, parte, non metti no, insieme statistiche così se non sapessi giocare, insomma, questo sì, è. no, sì, sono stato contento, infatti mi ricordo che specie il primo anno che sono arrivato a San Daniele molti avevano dubbi per questo mio gioco molto, perché non si capiva se ero troppo lento per fare l'esterno, troppo piccolo per fare il lungo. Poi, insomma, co siccome combino a fare tutti e due, ho messo tutti d'accordo, Beh, ma io voglio dico, dire. sei in grado di fare tutte e due le cose, con l'aggressività riesci a imporre la tua fisicità contro i tre e la tua velocità contro i quattro. Sì, Potrebbe essere così. diciamo che in campo non mi sono mai tirato indietro dal punto di vista dell'aggressività e ho cercato sempre di dare tutto ogni partita, anche se spesso non ce la fa, insomma, perché è dura comunque fare sempre 30 partite al massimo. Obiettivo sportivo di Alberto Ellero, magari con la GSA o nei prossimi anni, non so, guardando ai prossimi anni cosa ti piacerebbe? Beh, l'obiettivo sportivo di quest'anno, per scaramanzia, preferisco non dirlo. Peccato, sinceramente, per Non si sa questo. chi è più scaramantico tra Andrea Confente e Alberto Ellero, non si riesce a carpire un pronostico neanche a Esatto, no, pagarli. no, però l'obiettivo sarebbe quello comunque, se non di andare su, di disputare una finale per la promozione. Questa è la cosa, il mio obiettivo, è quello con cui sono venuto qua. Così mettiamo da parte la scaramanzia. Il problema è che adesso ci è capitata questa tegola di Andrea, che non si sa bene l'entità dell'infortunio e come.
chiederemo di fare un extra sforzo a Zurk, che comunque si porta dietro questi problemi all'ernia, e di sacrificarsi, insomma. Beh, ma io credo che anche l'innesto recente di Bosio abbia comunque consentito a Medeo di gestire anche la panchina, magari mettere delle forze fresche in campo quando serve, anche se poi i titolari... Magari non dico sì, diciamo che Max è un giocatore, è un atleta super per questa categoria, è un giocatore, un ottimo giocatore. Il problema è che comunque perdiamo Andrea, che era il nostro, bomber, in attacco era il nostro principale terminale offensivo, per cui vedremo come riusciremo in settimana a lavorare per equilibrare maggiormente il gioco, distribuirlo. Poi fra qualche minuto andiamo a conoscere anche, a fare una fotografia dei vostri avversari, ma prima diamo il computo totale di tutte le semifinali dei gironi di Serie C dilettanti 2010-2011 in Italia, in modo tale da capire anche quali siano le forze in campo. Con la slide numero 6 andiamo a vedere che nel girone A le semifinali sono tra Coppa Torino e Cogen Savigliano, mentre l'altra semifinale è Benfante Tortona contro Zimetal Alessandria. Nel girone B DM Cremona contro Iseo Pisogne, Rimadesio contro Vivigas Costa Volpino, qui le prime quattro si sono qualificate tutte. Nel girone C abbiamo detto Udine contro Spilimbergo, San Venemiano contro Padova. Girone D Toyota Imola contro Riese Novellara, Dinamica Mirandola contro Castelguelfo, le semifinaliste. Con l'altra slide andiamo a vedere anche che nel girone E ci sono Montecatini contro Zetagas Pontedera e Tecnoseal Monsummano contro Bama Altopascio. Girone F è della Sassari contro Contigliano, Laghetto Gaeta contro Troni Cagliari. Girone G, Martino Termoli contro Dinamica Solare Roseto e Geofarma Mola contro Pescara, mentre nel girone H le semifinaliste sono Salerno che ha chiuso la regular season al quinto posto e Agropoli che ha chiuso all'ottavo posto. È l'unico caso in cui le prime due non si sono qualificate per la semifinale e poi Tomarchio Cideale contro Racalmuto. Alberto, parliamo del vostro girone, quindi GSA Udine contro Grafistudio Spilimbergo e Prisma San Venemiano contro Beto Padova. Allora, San Venemiano Padova, pronostico. Chi passa, San chi va in finale? San Venemiano 2-1, perché Padova, penso, Padova non ha ambizioni di promozione, però penso che ci terrà bene a giocare in casa e a chiudere bene davanti al proprio pubblico. Quindi pronostico, San Venemiano avanza alla finale. Allora, anche con la slide numero 8, andiamo a vedere GSA Udine contro Grafistudio Spilimbergo. La gara 1 si gioca domenica alle ore 18 al Palasport Benedetti. Sensazioni? Spilimbergo, una brutta gatta da pedale. Sì, Spilimbergo sì, perché comunque a uno è allenata da uno dei migliori allenatori di queste nostre minors frulane, che penso che abbia iniziato ad allenare a questi livelli quando io sono nato, per cui... Di Alberto Andriola, di lui, sì. Sì, Alberto Andriola, quindi sicuro conosce a memoria il campionato e tutti i giocatori e ha questo mix, insomma, tra vecchietti terribili, tra virgolette ovviamente, come Fazzi, Musiello e Leita, che veramente non si sa che alimentazione seguano, perché ogni anno che passa giocano meglio e gli faccio tra l'altro i complimenti, perché comunque arrivare a 40 anni a giocare ancora così bene a questi livelli non è sicuramente da tutti. Potrebbe essere un'idea però, perché siccome ho sentito nei giorni scorsi che ci sono degli studiosi, non so quale università, che stanno studiando Andanovic per capire come fa a parare i gol con la sua, così potremmo fare anche uno studio su cosa mangiano Musiello e Fazzi per capire lei. Esatto, è questo mix tra questi vecchietti e quei giovani come emergenti, comunque come Bongo Banda ad esempio, che in questo primo turno dei playoff ha fatto molto bene. Potessi togliere un giocatore a loro? Musiello, sì, è lui il pericolo numero uno. Per me sì, lui è Fazzi, però anche visto come ha giocato in gara 3, direi che queste partite le sente particolarmente, dato che è anche una vita che le gioca. In campo giocherai contro Munari probabilmente, sarà quello il duello. Sì, Munari, non so se rientri Sandrin nelle loro file. Forse per quindi, gara 1 non credo. Quindi Munari o Leita. In regola season com'è andata con loro? Beh, allora l'andata era prima di campionato, abbiamo vinto a fatica, al ritorno invece eravamo senza Confente, per cui
Io non so se è cabala o cosa, comunque hanno strameritato loro di vincere in casa nostra, che ha vinto di 10 Sì, punti, mi pare. al Palace Benedetti, per cui è chiaro che quello è Esatto. un ricordo da cancellare per la GSA. Io chiaramente da questa posizione faccio in bocca al lupo a tutti, cerco di Crepi il rimanere lupo. super pars, per cui è chiaro, in bocca al lupo anche alla Graphi Studio Spilimbergo. Siamo in chiusura, Alberto, andiamo a vedere anche la slide con la programmazione di FVG Sport Channel. Sappiamo che domani sera alle ore 20 andrà in onda Assist, poi alle 22:30 rivedremo la gara 3 tra PMC Falcon Star e Cagliari Scorno, gara 3 dei playoff di Serie B, quarti di finale di Serie B dilettanti. Poi sabato alle 13 Umana Venezia contro Snyder, la gara 1 dei playoff di Lega 2. Alle 14:30 Velotto Cividale, il nostro speciale sulle finali nazionali Under-19 di Cividale del Friuli. Sabato sera l'appuntamento alle 9 con Sport Life e alle 10:30 alle 22:30 con l'anticipo di Serie C regionale. Siamo ancora in attesa di capire quale sarà la partita che il comitato FIP di Trieste ci metterà a disposizione. Alberto, chiusura, gara 1, no, pronostici non ne vuoi No, fare, per abbiamo favore, detto, te lo comunque chiedo. sicuramente ci sarà spettacolo a Benedetti. Senz'altro, ci sarà una bella partita, emozionante come quella in gara 3 con Codro, e mi aspetto una grossa cornice di Come pubblico. era già in gara 3 con Esatto. l'UNG Codroipo. Grazie per la disponibilità, per la Grazie a te, simpatia, grazie a per voi. tutto ad Alberto Ellero e noi ci rivediamo nei prossimi appuntamenti con Arrivederci, il buona basket su serata. FVG Sport Channel. Ciao a tutti.